Lunedì 15 settembre per tutti, disponibile iOS e iPad OS 26. Quindi preparate il vostro wifi a scaricare questa nuova versione. Cosa dire? Ovviamente ci sono dei dispositivi che verranno lasciati fuori. iPhone si parte dall'11, iPad standard 2020 e quelli Pro dal 2018. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Vabbè ragazzi, è la legge di mercato e qualcuno ogni tanto viene messo fuori. Per fortuna il mio 13 è ancora dentro e l'XS no, perché è purtroppo piccino, mi spiace per lui, perché è ancora valido per me. Bene, andiamo a vedere cosa fare prima di installare e come installarlo. Ecco, io ho preferito un'installazione pulita, ognuno di noi sceglierà la migliore. Andiamo a iniziare. Si può fare il backup dei dati in due modi. La prima è utilizzare ovviamente l'iPhone stesso e la seconda ovviamente è utilizzare un computer. Ecco, io vi farò vedere Mac perché Windows non ce l'ho. Quindi andiamo su impostazioni, scendiamo fino a iCloud, clicchiamoci sopra, aspettiamo che si renderizza tutto il vero discorso e poi scendiamo a backup cloud. Vedete che qua ci clicco sopra, ovviamente ci verranno anche proposti, vediamo la lista di tutti i backup che abbiamo fatto nel corso degli anni, secoli, sui nostri iPhone, iPad e vari dispositivi. Ecco cosa fare adesso, faccio così, esegui backup adesso. Ovviamente poi ci verrà ovviamente richiesto di nuovo nell'altra sessione che vedremo, però questa ovviamente è il backup per chi vuole installare, non vuole installare, vuole aggiornare il sistema operativo non mettendolo pulito. Bene ragazzi, il backup io lo posso interrompere e possiamo andare a vedere la seconda fase. Una volta che collego il mio iPhone devo andare in Finder, perché me lo ritrovo proprio qui. Infatti se andate qua, vedete questa parte qua, ecco qua, iPhone. Ecco, io ho già dato l'autorizzazione, però ovviamente se non l'avete dato vi appare una scritta sullo schermo di dare l'autorizzazione. A questo punto vedete questa parte qua, è proprio quella che riguarda i backup. Quindi qui abbiamo esegui, beh, qui la crittografia ci possiamo dare ovviamente, e quello che ci interessa a noi è qua, esegui backup, ok? Quindi se io scrivo qua così, esegui backup, che succede? Lui incomincia sotto a lavorare e incomincia ovviamente a fare il backup del mio iPhone. Quindi niente di più, niente di meno. Quindi potete poi ovviamente andare a ripristinare dove c'è scritto ovviamente qua ripristino backup, qua gestisci backup, ci sono tutti i backup che fino adesso ho fatto, infatti è solo il mio iPad Pro, ok? Sì, iPad Pro. Ok, quindi una volta che abbiamo eseguito il backup possiamo essere sicuri di poter procedere all'installazione del sistema operativo nuovo. Questo metodo ovviamente vale per iPad e iPhone, è la stessa cosa. Andiamo nelle impostazioni, che adesso non trovo più perché mi è già aggiornato. Andiamo ovviamente qua in generali, andiamo in aggiornamento software e qui dovrebbe apparire, a me non appare, ma ve lo schiaffo sopra adesso, la schermata che dovete troverete. Quindi cliccate e ovviamente poi seguite le istruzioni, ok? Sullo schermo, che è molto semplice, farà quasi tutto da solo, quindi basterà dare il codice e poi il resto lo farà da solo. Ecco, quello che non vi ho detto, vi dimentico sempre qualcosa, conviene ovviamente installare i sistemi operativi sotto copertura linea fissa. Perché? Perché tutto può andare a buon fine meglio. Sicuramente andrà a buon fine anche così per voi, però la mia esperienza qual è stata, il mio sbaglio, è quella di aver voluto installare aspettate che spengo la gestione schermo, se no questo se ne va in stand by e mi rovina tutto il video. È stato praticamente voler installare la beta version di iPad OS dalla seconda in poi con la rete mobile e non ho potuto, cioè non potevo installarla, solitamente non andavo avanti. Allora cosa ho fatto? Nelle mie super ingegneristiche mentali e tutto il resto ho preso il mio fidatissimo RAW Power File Hub, che praticamente era venuto nel cassetto, e ho agganciato la wifi
la mobile dell'iPhone XS ed è diventata una Wi-Fi, quindi il computer, l'iPhone, l'iPad vede la linea mobile come una Wi-Fi perché passiamo attraverso questa scatoletta che è molto carina. Poi se la volete vedere ve la porto sul canale che è molto simpatica e si può fare ancora qualcosa. E adesso non esiste più questa, ci esiste un'altra marca, ma la cosa è la stessa. Quindi il procedimento è diciamo, è andato a buon fine, ma andrà a buon fine anche per voi sotto linea mobile, penso. Quindi andiamo a vedere adesso l'installazione pulita. Con i potenti mezzi della scienza, perché ovviamente la registrazione schermo si blocca, vi faccio vedere innanzitutto questo. Allora, se io vado qua, è sì, un po' ballerino perché questo coso io ragazzi non lo so usare, ok? Se vado qui, vedete che io ho installato ovviamente l'hub, praticamente è quello che adesso sto usando come rete internet. Se vado su Safari e vado a cercare qualsiasi cosa, anche se questo non mi ricordo cosa sia, si apre, ok, quindi sto usando veramente la rete Wi-Fi. Ok, a questo punto cosa faccio? Vado dentro, ovviamente sempre nelle impostazioni, vado sempre su generali, vado praticamente in fondo, vedete che questa vocina qua. Ok, trasferisci e inizializza. Vado di nuovo sotto, ritrovo questa voce, ci riclicco. A questo punto cosa succede? Vado avanti, ecco, mi propone, tengo la SIM, la tengo sì per forza. Mi propone ovviamente il backup. Se io l'avessi già fatto, posso stopparlo. Se non l'ho fatto, ovviamente posso tenerlo. Backup, fateli sempre perché non si sa mai. Stoppiamo il tutto e ci chiede, vedete, semplicemente la password di iCloud. Adesso io la vado a prendere dal mio grandioso iPhone, ovviamente 8 Plus, che fa ancora delle belle foto. Vado a copiare la password. Speriamo che se copia, copia. Non lo spengo perché se non so copia. Faccio incolla, lo faccio di qua, ragazzi, che sono inchiappato. Ok, incolla. Vedete, l'ha incollata, vado avanti, ok? A questo punto incomincia un po' a fare il suo maneso. Se questa cosa fosse più stabile sarebbe l'ideale. Comincia a fare i suoi manesi e poi ovviamente appare la mela. Quando appare la mela bisogna andare a configurare tutto l'iPhone, ovviamente, ok? Di nuovo, praticamente bisogna mettere il Face ID, collegarsi alla rete internet, come ovviamente un iPhone nuovo. Ecco, io adesso vedete, ve lo faccio vedere, però io ovviamente non so, lo sapete fare, penso, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. Quindi adesso lui va avanti, poi quando ovviamente apparirà la schermata, vediamo cosa fa. Allora, vedete, è arrivata la schermata, faccio uno swipe verso l'alto e incomincia a chiedermi, ovviamente, se sono italiano. E ci mettiamo italiano, ok, Italia. E qui si va avanti nella configurazione. Ovviamente bisogna cercare. Adesso vabbè, sta facendo il suo piripiri, vedete qua. Qui scegliamo masculo femmini. Ok. Andiamo avanti. Ecco, vi faccio vedere adesso, vedete? Sull'iPad che ho messo è arrivata la configurazione di un nuovo iPhone. Io faccio così. Faccio il DDDD. E qua sopra, vedete cosa mi appare adesso? Mi appare questo. Che io cosa faccio adesso? Non faccio altro che avvicinare l'iPhone, lo metto dietro praticamente, vado a fare inquadrare, basta tirare un po' su, adesso ve lo faccio vedere perché non vedete niente, so. Un po' su, un po' giù, lontano, un po' vicino, dove cavolo, non lo so, e al centro, eccolo qua. Ok, praticamente cosa succede? Il mio iCloud, l'esposizione se n'è andata a farsi friggere, ragazzi, oh, mia. Ok, vabbè. Comunque, vedete? Ok, do l'ok e praticamente il mio iPhone cosa succede? Ha preso le impostazioni iCloud dal mio iPad, quindi faccio un po' di paciughi, ma spero che si sia capito. Adesso mi dice di mettere il codice, io il codice dell'iPhone, ok. Va bene, l'ho messo, configurazione iPhone. Lui non prende le applicazioni dell'iPad, occhio, prende solamente i dati di iCloud, quindi diciamo che perché no? Ok, ecco, non bisogna. Ecco, ok, fatto. Ok, stiamo facendo tutto bene. Qua cosa succede? Non lo so, sta andando avanti. Quindi, questa è la grandiosità forse anche di Apple, perché ragazzi,
Ok, poi il Face ID ve lo potete fare dopo, vi potete tutto quello che c'è, potete diciamo configurarlo dopo. Ecco, vedete, io lo configuro adesso, però ovviamente con il telefono davanti non posso farlo, quindi lo configurerò dopo. A questo punto spegniamo la registrazione, facciamo così e concludiamo questo video. Ok, lo concludiamo. Concludiamo forse l'ultima parte. Mi sono un po' incasinato con il telefono così, però avete capito come, cioè sapete benissimo come installare un nuovo iPhone, poi è intuitivissimo, però avete visto che la procedura è quella. Poi ovviamente mi sono un po' incasinato alla fine, non avete visto, ma praticamente ho dovuto rifare la procedura perché ho stoppato l'iPad prima, però una volta che è connesso e c'è scritto trasferimento dati, fate finire quel lavoro lì e poi siete a posto senza sciaccare sulla X come ho fatto io. Bene, a questo punto penso, spero, non penso, spero più che altro che questa piccola guida vi sia stata utile per incominciare a utilizzare poi iOS 26, che lo vedremo nel corso dell'anno. Vedremo qualche chicchetta, non consigli, trucchi, che trucchi non ce ne sono e neanche consigli. Cioè andremo a vedere qualcosa di veramente utile. Bene ragazzi, è giunto il momento. Condividete questo video con i vostri amici che mi fate crescere e fate un favore a loro se vogliono ovviamente sapere come installare al meglio. Io ci ho messo la mia passione, ovviamente chi ha fatto meglio, ma io ci ho messo la mia passione, installare sistemi operativi nuovi della Apple, che poi la procedura è sempre questa. Bene, vi do l'ultimo invito della giornata, iscrivetevi al canale ragazzi, stiamo crescendo in tanti, io non so se me lo merito, vi ringrazio tanto, e ovviamente azionate la campanella se volete ricevere le notifiche che posterò in questa fine estate, ma saremo alla storia ancora fino al 2 ottobre. 2 3 ottobre. Quindi non mi escono più le parole. Sono un po' stanchino, ma ci sta, ma vado avanti lo stesso. Un abbraccio, ci vediamo presto.